Questa trasmissione è offerta da Comune di San Giorgio della Richinvelda. Lasciati tentare dalle radici del vino dal 5 all'8 ottobre a Rauscedo. Eventi e spettacoli, prodotti e menù tipici, degustazioni guidate e fiera della viticoltura d'eccellenza. Vivai Cooperativi Rauscedo. I vivai cooperativi Rauscedo, con una produzione di oltre 80 milioni di barbatelle, offrono il più vasto assortimento mondiale di varietà, cloni, porti innesti e vitigni resistenti alle malattie, per rispondere alle esigenze dei viticoltori di tutto il mondo. Vitis Rauscedo. Vitis Rauscedo è da oltre 30 anni sul mercato europeo, con una produzione di circa 10 milioni di innesti Thalea. L'attenzione alla qualità eccelsa tramite l'attenta tecnica di produzione vivaistica sono le radici del nostro lavoro e della nostra crescita. Dea Barbatelle. Dea Barbatelle, da oltre 30 anni, una famiglia dedita alla produzione di barbatelle innestate di qualità. Venite a trovarci a Rauscedo, via Poligono 30. Da Rauscedo di San Giorgio della Richinvelda, in comune Focus, è pronto a raccontarvi le radici del vino. Questo grande evento, un fine settimana ricco di conoscenza, di degustazioni, di futuro per il mondo della viticoltura regionale. Siamo pronti per raccontarvi tanti appuntamenti, ma anche partendo dalla storia di questa terra, dalla patria delle barbatelle, a 100 anni dal primo innesto. Paradiso delle barbatelle qui a Rauscedo, assieme al Alfredo Bertuzzi, che è il presidente della Vivai Cooperativi Rauscedo. Vedete questa impressionante distesa di barbatelle, qui si coltivano questi innesti che saranno festeggiati proprio nel fine settimana. Sì, non potevamo, i Vivai Cooperativi Rauscedo non potevano mancare a questo appuntamento importante dei 100 anni del primo innesto. Qui siamo a Rauscedo, nella patria mondiale delle barbatelle. Siamo a Casa 40, al centro sperimentale, uno dei più importanti centri mondiali di ricerca e sviluppo per le nuove piante. E qui nascono, oltre a Rauscedo, nascono oltre i 100 milioni, 115 milioni di innesti, di cui 900 varietà, 450 combinazioni che abbiamo fatto nei centri sperimentali qui a Casa 40 e a Fossalon di Grado, un 100 ettari, qui siamo 25 ettari. Queste combinazioni vanno combinate in uno sviluppo per le nuove piante che vanno esportate in tutto il mondo, in circa 28 paesi. Abbiamo la più grossa collezione mondiale di varietà da circa 60 paesi mondiali. Noi esportiamo circa il 40%, 45% delle nostre barbatelle, il resto viene collocato in Italia. Questa in particolare, Presidente, è Glera. Sì, questa è Glera, è un po' di Pinot Grigio. Queste piante sono state prodotte quest'anno, sono state prodotte per dare ulteriore piante, che era una scarsità di quelle secche, per fare, questi sono vasetti innestati a marzo, poi prodotti, e che adesso vanno in campo per ripiazzare quelli che, i prodotti che mancavano. Allora siamo anche pronti per far vedere le tipologie di innesto che da Rauscedo appunto hanno spopolato poi nel mondo. Con il Presidente andiamo a raccogliere la prima piantina. E vi stiamo per mostrare nel dettaglio la tipologia di innesto che, Presidente, è... Questo è l'innesto a Celerina, Celerina Plus, è un innesto che abbiamo brevettato noi. Questo è dopo gli anni 50, che era il doppio spacco inglese, quello che è nato il primo innesto, è stato brevettato questo innesto a incastro. Questo l'abbiamo brevettato noi, che adesso, una volta veniva fatto a mano, adesso viene fatto con una macchina tutta in automatico. Questo è un innesto che dà migliori risultati, però è un innesto facile, insomma. Poi, come ricordava il sindaco, dallo studio ci sono le altre due tipologie. Sì, le due tipologie, quello che è nato nei primi 100 anni era il doppio spacco inglese, poi dopo abbiamo importato l'Omega, l'innesto a Omega.
qual è che va per la maggiore? Ma diciamo che per praticità va quello Omega e quello della Celerina Plus. Ormai il doppio spacco inglese non lo facciamo più, e perché serve tanto tempo per fare questo lavoro, insomma. Questo lucchetto dice tutto. Qui davvero c'è un patrimonio incredibile, Presidente. Che cosa abbiamo alle nostre spalle? Sì, il patrimonio è che qui sono le madri delle 450 varietà circa, virus esenti. Qui non si può entrare, salvo gli addetti con camici, quant'altro, come una sala operatoria, diciamo, no? Qui, quando vengono a mancare le varietà esistenti, si vengono a prendere dei tralci, poi si moltiplica in virus esenti. Questa è una grande forza della nostra azienda. È un vanto che viene conservato da quanto tempo? Da quando è nato il centro sperimentale, negli anni 60, e tuttora viene rinnovato. Quando le piante non sono più a posto, vengono rinnovate gradualmente, insomma. Con Alessandro Leon e Francesco Anaclerio siamo venuti all'interno del fortino dei vivai cooperativi Rauscedo per raccontarvi anche questo passaggio di una realtà davvero sorprendente. Quelle che vedete in queste vetrine, Alessandro, sono delle bottiglie particolari. Eh sì, sono il nostro piccolo gioiello, ovvero nelle micro vinificazioni questo è il risultato. Quindi per ogni clone noi abbiamo, per svariati cloni, abbiamo i campioni. Ovvero un cliente qua può venire ad assaggiare le varie differenze fra un clone e l'altro. E poi Anaclerio può decidere che cosa puoi piantare nei propri vigneti. Certo, qui possiamo, diciamo, è materia degli enologi volendo, o anche degli agronomi, noi possiamo fargli già, assaggiando le micro vinificazioni, il vigneto chiave a mano. Cioè, cosa vuol dire? Cioè, piantare un tot quantitativo di quel clone, che magari per il profumo, scelto per il profumo, oppure un altro clone per la struttura e così via, e quindi possiamo già in campo predisporre il vigneto con policlonale, per poi, quando entrerà la vendemmiatrice, avere già il composto, diciamo, le uve impressa già ottimale, la mescola ottimale, no? Abbiamo un numero definitivo, complessivo? Ma ogni anno dipende dalle annate, comunque si va dalle 400 alle 450 micro vinificazioni. E centri come questi qui in Friuli quanti ce n'è? Centri come questi c'è solo questo. E sì. Quindi proprio questo dimostra l'unicità di questa terra di Rauscedo. Certo, noi oltretutto questo centro lavora anche per tutte le università o istituti di ricerca esteri e italiani. Attualmente per esempio abbiamo delle prove su studi con la ditta Alemann sui batteri, oppure abbiamo anche altri studi sui ceppi di lieviti diversi. Quindi facciamo tutte le prove possibili e immaginabili che ci vengono richieste. In ultima, il professor Scienza, con gli ultimi portinnesti, la serie M, così chiamata, adesso stiamo preparando, per esempio, le varie prove sui vari vitigni, Nebbiolo, Cabernet Sauvignon, Sangiovese, in ambienti vocati, naturalmente. Siamo andati a prendere le uve ieri proprio in Valtellina con il Nebbiolo, e ad oggi prepariamo l'epigiamo e vedremo i risultati che otterremo, e verranno confrontati tutti insieme, perché qui vinifichiamo tutto standardizzato. Possiamo dire dunque che la vite non smetterà mai di sorprendere? No, senz'altro. C'è ancora molto da studiare e da scoprire. La vite è sempre stata una pianta onesta che ha sempre dato reddito agli agricoltori. Con la presidente Piccoli, presidente di Conf Cooperative Pordenone, facciamo un passaggio anche su un altro vanto di questa comunità di San Giorgio della Richinvelda e di Rauscedo in particolare: la forza cooperativa, che è presente perfino nel logo, nell'insegna stradale, quando si entra in paese. Sì, noi come Conf Cooperative Pordenone 3 anni fa abbiamo insignito al comune di San Giorgio
della Richinvelda del riconoscimento di comune delle cooperative. È un titolo che ci risulta per la prima volta è stato assegnato a livello nazionale e ben volentieri l'abbiamo assegnato a San Giorgio della Richinvelda, perché è un territorio ad alta vocazione cooperativistica. Ci sono 12 cooperative operanti in vari settori, dall'agricolo al consumo, al credito, alla produzione e lavoro. Sono 12 cooperative che lo scorso anno complessivamente hanno realizzato un fatturato di 233 milioni, di cui oltre 100-101 milioni solo la cooperativa dei vivai. Ecco, queste cooperative tra l'altro raggruppano circa 13.000 soci e danno lavoro a 500 dipendenti. Ecco, è una realtà che appunto in maniera quasi naturale è stata insignita di questo premio, che intende valorizzare i territori che hanno fatto proprio un punto di riferimento i valori cooperativi, e quindi anche proprio come Confcooperative noi intendiamo seguire, appoggiarci, sostenere questa realtà, perché soprattutto puntiamo al futuro e quindi che i valori della cooperazione vengano portati avanti e fatti presente alle giovani generazioni. Nella fine settimana ci sarà anche un importante momento di confronto del vostro mondo durante questa festa. Sì, e c'è questo convegno che abbiamo organizzato assieme, abbiamo dato una mano ben volentieri al comune di San Giorgio Richinvelda, e sarà un convegno molto importante sulla prospettiva della viticoltura nei prossimi 10 anni. Questo per analizzare le prospettive, ma soprattutto per innestare appunto valori nuovi e uno studi nuovi su una realtà che appunto, come è stato ricordato pochi giorni fa, abbiamo festeggiato i 100 anni del primo innesto, e quindi come mondo cooperativo siamo molto interessati e molto impegnati nel dare prospettiva. Quindi è importante, ecco, riuscire a coltivare le barbatelle, ma soprattutto coltivare i valori cooperativi che hanno permesso questo territorio diventare molto importante e sviluppare. Tra i protagonisti delle Radici del Vino, la festa di Raucedo, c'è naturalmente la Vitis, storica realtà del territorio. Per farcela raccontare siamo venuti ad incontrare il dottor Beltrame, che è il direttore. Quando nasce tutto ciò? Nasce circa 30 anni fa, per merito del signor Atanasio Lovisa, figura storica del vivaismo raucedano, ma direi addirittura nazionale. È composta da circa 13-14 soci, quindi non è quantitativamente una grandissima cooperativa, ma è qualitativamente molto, molto importante. Restiamo comunque la seconda cooperativa del Raucedano e una delle più importanti, se non la più importante, in Italia. La nostra, noi ci concentriamo l'attenzione sul mercato nazionale per il semplice fatto che riteniamo l'Italia il mercato più importante in termini di qualità del vino prodotto e della varietà che esso offre sul mercato. Noi stiamo sviluppando una serie di attività che vogliono mettere al centro dell'attenzione la sostenibilità. Si parla molto in questi periodi dell'impatto che ha la coltivazione vivaistica piuttosto che viticola sull'ambiente, e noi siamo molto sensibili a questo tipo di problematica, e infatti stiamo sviluppando una serie di studi e di ricerche sul rendere il vivaismo più sostenibile rispetto a quanto fatto finora. Il nostro impegno viene condiviso con realtà importanti quali l'Università di Firenze piuttosto che l'Università di Reims, attraverso studi e ricerche accademiche, e che cerchiamo di portarle pian pianino, di trasformarle in attività sul campo, in modo tale da ridurre l'impatto che questo ha sull'ambiente. Questa è un'edizione particolare delle Radici del Vino, perché si celebrano i 100 anni dal primo innesto che fu proprio sperimentato qui a Raucedo. Voi in che particolarità di innesti siete specializzati? Ma noi siamo specializzati in tutti i tipi di innesti, nel senso che in tutte le varietà. Il tipo di innesto, ci sono due o tre varietà di innesti che vengono fatti il più. Qualitativo è il doppio spacco inglese, che viene fatto ancora a mano.
Una parte di questo noi lo facciamo però in maniera molto più limitata per motivi e di costi e anche di richieste di mercato. Comunque diciamo che siamo in grado di rispondere a tutte le esigenze del mercato, sia in termini qualitativi che in termini quantitativi e soprattutto anche in termini di diversità e di alternative, di varietà offerte sul mercato. Dal vostro punto d'osservazione, che futuro si prospetta per il mondo vitivinicolo regionale e nazionale? Ma diciamo che attualmente è una delle poche attività che hanno uno sviluppo e un successo abbastanza, soprattutto in campo agricolo. In genere il vino e la viticoltura è un'area, un settore che sta sviluppandosi e sta continuando a reggere bene la sfida che dei mercati, quindi è ancora in crescita. Noi riteniamo che anche per i prossimi anni il mercato non subirà grandissime contrazioni, soprattutto lasciamo perdere quelli che sono le locomotive adesso, il Prosecco piuttosto che garantisce effettivamente un gran successo soprattutto nel Triveneto di questo settore, però siamo confidenti che anche il resto delle varietà recupererà campo, recupererà spazio all'interno sia del mercato italiano che del mercato internazionale. Penso al Pinot Grigio, penso allo Chardonnay, penso anche ai vini tipo il Primitivo, il Negramaro, quindi non solo vini locali, bensì a livello nazionale. Quindi la nostra opinione è che il mercato non subirà grandi contrazioni in futuro, probabilmente avrà bisogno di ritarature o di riequilibri, questo sì. Sempre all'interno del centro sperimentale qui a Rauscedo, quella che vedete è uva messa a passire, ci sono diverse qualità, questa per esempio è falanghina, poi ci sono altre tipologie, tra poco andremo a raccontarle, per esempio quella dedicata al Traminer, ma chiedo di avvicinarsi a me anche al tecnico responsabile di queste serre per farci raccontare un po' anche nel dettaglio la tipologia di questa uva. Qui abbiamo letto la falanghina. Qui abbiamo la falanghina, che è una varietà campana naturalmente, e rimane qui, è stata vendemmiata il 9 di settembre, rimarrà in serra finché raggiungerà i 30 gradi di Babbo Zuccherini e poi verrà pigiata e darà un vino eccezionale, passito, naturale, da dessert per accompagnare i dolci tipici campani. Mentre qui sulla nostra destra abbiamo l'uva per il Traminer, giusto? Sì, questa è un'uva più aromatica, è un gusto floreale della rosa e tutto il resto e dà un vino molto intenso, anche questo passito, come vedete l'uva è quasi pronta, questa è stata vendemmiata prima naturalmente, però anche qui la stessa tecnologia, cioè appassimento naturale sui graticci e dopodiché viene passito e i zuccheri che rimangono sono naturali. Come mai viene messa a passire quest'uva in un centro dedicato appunto alle barbatelle? Fa parte sempre della sperimentazione? Sempre della sperimentazione, che alcuni vitigni in modo particolare siano adatti anche a dare vini da dessert, non solo vini da pasto oppure frizzanti o spumanti, quindi perché facciamo anche della spumantizzazione, prove di spumantizzazione, naturalmente per vedere a che grado zuccherino, le acidità e tutto il resto, e per dare sempre di più un apporto e un aiuto agli enologi. Michele Leon, sindaco di San Giorgio della Richinvelda, il comune che ha dato il là, diciamo così, il via a questa manifestazione, le radici del vino che ha coinvolto tante realtà del territorio, per andare alla scoperta appunto di quelle che sono le radici del vino, le radici di queste barbatelle che hanno segnato la storia e anche l'economia di questo centro, ma anche per guardare al futuro. Sindaco, il programma che avete messo a punto per questa festa va dal passato
guardato al futuro per scoprire anche quali saranno le nuove tendenze della viticoltura. Ci racconta un po' cosa potremmo vedere, cosa potremmo fare in questi giorni alla Festa delle Radici del Vino? Beh, assolutamente sì, il programma che andrà in scena dal 5 all'8 ottobre a Rauscedo, appunto, è un programma molto impegnativo. Perché? Perché abbiamo pensato a diversi settori. Partiamo da quello che è l'aspetto rivolto ovviamente alle famiglie e agli appassionati del vino, che potranno raggiungere Rauscedo venerdì, sabato e domenica, appunto, e scoprire quelle che sono le eccellenze, da alcune sale tematiche dove ovviamente raccontiamo quella che è l'eccellenza di Rauscedo, a tutte le sale di degustazione, dal Festival della Ribolla Gialla al Savignon Principe del Friuli, che sono dei concorsi che vedono le cantine del Friuli, ma anche lo spazio dedicato ai 100 anni con Il Vino Ritorna alle Sue Radici. Sono oltre 70 le etichette che ritornano da varie regioni italiane e anche da paesi europei. C'è anche la Vena del Gusto. La Vena del Gusto è uno spazio dove si potranno abbinare i piatti tipici della nostra regione, dal frico agli gnocchi, al prosciutto in crosta, tante specialità, appunto, che si possono abbinare ai nostri vini del territorio. Uno spazio bimbi attivo tutti e tre i giorni dove i bambini potranno divertirsi con l'uva. C'è anche un aspetto di approfondimento tecnico-scientifico che vede sabato 7 ottobre alle ore 10 presso la sede dei vivai cooperativi Rauscedo un convegno che si interroga sul futuro della viticoltura a 100 anni appunto dal primo innesto. Ospite d'eccezione il giornalista Nicola Porro, che interrogerà personaggi tecnici e politici su quello che sarà il futuro della viticoltura. C'è un aspetto anche tecnico legato sempre a questo mondo interessante, che è la Fiera Viticoltura di Eccellenza, dedicata al mondo agricolo, con oltre 50 espositori di macchine agricole, dalle irroratrici ai trattori, ai sistemi di fertirrigazione, alle migliori tecnologie per il vigneto. Quindi un programma impegnativo per le famiglie, per gli addetti al settore e anche per gli appassionati. Perché? Perché il programma va in esterna un po' anche, nel senso che domenica mattina ci sarà la marcia camminando tra le radici del vino dalle 8 del mattino in poi, con una corsa non competitiva da 6 a 12 a 21 chilometri. Abbiamo tutta una serie di incontri per scoprire da vicino i Magredi, il nostro territorio, con autori e registi del nostro territorio. Domenica ci saranno anche gli artigiani che lavoreranno lungo le vie del paese con i tralci di vite, e ci sarà anche quello che è il mercato dei sapori, che noi abbiamo chiamato appunto Piazza dei Sapori. Un evento a misura di famiglia, un evento che vuole stupirvi con quella che è l'eccellenza del nostro territorio, capitale mondiale della barbatella di vite. Ci siamo spostati sempre qui al centro sperimentale di Rauscedo, accanto a me c'è Alessandro Leon, per fare un tuffo indietro e uno avanti. Alle nostre spalle abbiamo delle vigne con materiale iniziale base per delle clonazioni. Una situazione questa che, legata al vostro evento, porterà anche i vini di ritorno, è vero? È proprio vero, è proprio così. Quest'anno abbiamo chiesto uno sforzo alle nostre cooperative, abbiamo chiesto che riportino il vino alle sue radici, ovvero tramite i loro contatti hanno riportato oltre 70 etichette che si potranno degustare all'interno della manifestazione. Abbiamo etichette di tutta Italia, Spagna, Portogallo, Francia, Grecia, anche Azerbaigian, in modo da poter coinvolgere ancora di più e capire cos'è veramente il vino nel mondo. Una risposta che c'è stata è importante, quella dei produttori. Sì, i produttori hanno risposto con entusiasmo e questo noi fa molto piacere, perché vuol dire che è sentito il tema della barbatella, è sentito il tema del vino e della qualità del vino. A proposito dell'evento, per raccontare altri dettagli, ci saranno anche dei connubi particolari a livello gastronomico. Sì, infatti le nostre 7 associazioni quest'anno proporranno oltre 30 piatti tipici di qualità friulane. Poi avremo all'interno dal sabato anche i produttori locali con eccellenze e quant'altro. Poi avremo anche gli artigiani che racconteranno un po' la storia delle nostre terre. A proposito di vini, ci svelavi, ci sarà anche una degustazione particolare, un qualcosa di innovativo. Infatti, proprio da qua nasce, abbiamo i nuovi cloni resistenti e faremo sul Pinot Grigio, che è il nuovo resistente, si sta comportando molto bene, quindi ci sarà una degustazione sui vari Pinot Grigi resistenti alle malattie. Poi naturalmente spazio anche al territorio, alla natura, all'ambiente e anche una fiera particolare. Sì, allora faremo diverse visite nei Magredi, che è un territorio che
conosciamo bene, ma va sempre esplorato e conosciuto ancora di più, e quindi ci sarà una guida che la domenica mattina ci illustrerà i Magredi proprio sul posto. Poi avremo anche una corsa podistica aperta a tutti e poi all'interno avremo altre degustazioni. Questa trasmissione è stata offerta da Comune di San Giorgio della Richinvelda. Lasciati tentare dalle radici del vino dal 5 all'8 ottobre a Rauscedo. Eventi e spettacoli, prodotti e menù tipici, degustazioni guidate e fiera della viticoltura d'eccellenza. Vivai Cooperativi Rauscedo. I Vivai Cooperativi Rauscedo, con una produzione di oltre 80 milioni di barbatelle, offrono il più vasto assortimento mondiale di varietà, cloni, porti innesti e vitigni resistenti alle malattie, per rispondere alle esigenze dei viticoltori di tutto il mondo. Vitis Rauscedo. Vitis Rauscedo è da oltre 30 anni sul mercato europeo, con una produzione di circa 10 milioni di innesti Talea. L'attenzione alla qualità eccelsa tramite l'attenta tecnica di produzione vivaistica sono le radici del nostro lavoro e della nostra crescita. Dea Barbatelle. Dea Barbatelle, da oltre 30 anni, una famiglia dedita alla produzione di barbatelle innestate di qualità. Venite a trovarci a Rauscedo, via Poligono 30.